dorso, bellissimo gruppo muscolare, molto complesso da allenare, anche qua quattro semplici consigli flash che vanno diritti al punto. Allora, il primo consiglio è che il dorso non solo è un distretto molto difficile da isolare, ma anche molto molto complesso da attivare. È fatto da una serie di muscoli sinergici tra loro, il gran dorsale è il principale che noi cerchiamo di isolare, eccetera, però è comunque un distretto muscolare che lavora in forte sinergia con altri muscoli, quindi braccia in generale, anche spalle e via discorrendo. Quindi da questo punto di vista è fondamentale più che mai per il dorso non solo fare un alto warm-up, ma anche dedicare molto tempo alla preattivazione. Quindi in generale io, per esempio, prima di passare all'esercizio madre, quindi l'esercizio in cui si carica tanto, eccetera, tendo a fare due esercizi di preattivazione, quindi un totale di 6, 8, 6 allenanti di sola preattivazione. Comunque sono allenanti, sia chiaro. E questo discorso dell'attivazione va a portarci al secondo consiglio, sia quello del cedimento, il grado di cedimento. Ecco, il dorso è un distretto che non reagisce molto bene a cedimenti esagerati, quindi sperare il cedimento è un qualcosa che porta a un'attivazione di tutta la muscolatura sinergica e a perdere l'attivazione del dorso. E il problema principale è che sarà molto più difficile, una volta terminata la serie, di riprendere l'attivazione del dorso perché avremo in pump e preattivati anche tutta una serie di altri distretti e si fa un po' un casino. Quindi il succo del secondo consiglio è quello di raggiungere il cedimento esasperato soltanto alla fine del workout, mentre le prime serie, i primi set, i primi esercizi dovrebbero essere fatti con un cedimento tecnico, addirittura in determinati casi con un minimo di buff. Ancora discorso attivazione. Terzo consiglio, quello di scegliere tutta una serie di esercizi molto ampia, perché abbiamo detto che la schiena in generale è composta da una serie di muscoli sinergici tra loro. Ma concentrarsi un minimo di più, un minimo ragazzi, un minimo di più sui rematori. Questo perché sono una famiglia di esercizi che permette di raggiungere effettivamente il massimo accorciamento e quindi in generale il vantaggio che danno è proprio quello di lavorare maggiormente sull'attivazione e sulla mind muscle connection, quindi la connessione mente-muscolo. Il massimo accorciamento permette di strizzare di più il muscolo, che è quello squeeze di cui tanto si parla, e questo squeeze permette di percepire meglio, e essendo la connessione mente-muscolo un fattore per il 50% mentale, insomma, capite bene che riuscite poi ad attivarlo meglio nel corso dell'esercizio. Quindi rematori in primis, ma soprattutto all'inizio della seduta, perché così riusciamo a sentire da subito il dorso, instaurare bene la connessione mente-muscolo, e il resto viene da sé. E ultimo consiglio, ancora una volta legato a questo discorso dell'attivazione, che è il punto cruciale del dorso, è quello di tenere la tensione per tutto il ROM, se non in casi specifici. Che vuol dire questo? Se vado a fare un rematore, ma ancora di più una lat machine, nel punto di massimo allungamento potrò arrivare a strecciare il dorso, ma in questo caso perderò tensione. Quindi il muscolo non è più in tensione, ma semplicemente viene allungato dal carico che tira in alto. Ecco, questa è una cosa in generale da evitare. Da evitare perché la perdita di tensione e lo stretch forzato porta anche una perdita di attivazione che poi non viene ripristinata nelle ripetizioni o serie successive, o quantomeno rischiamo di non ripristinarla al meglio. Come abbiamo detto, fanno eccezione determinate metodiche come appunto lo stretch forzato, però in generale se abbiamo difficoltà di attivazione per il dorso, allora evitare del tutto la perdita di tensione può essere un primo grande passo per migliorare la nostra seduta. Quindi ancora quattro semplici consigli, sono consigli principalmente empirici, nel senso che non ho una bibliografia da condividere, studi eccetera, ma è semplicemente quello che abbiamo riscontrato un po' sul campo anche nel confronto con altri tecnici, e vediamo che comunque è un buon punto di partenza per migliorare questo distretto muscolare. Fateci sapere se questi consigli vi possono essere utili, sono stati utili, che cosa ne pensate, e niente, confrontiamoci.